Corte dei Conti e i controlli interni alla pubblica amministrazione. Convegno tra gli addetti ai lavori al Consorzio Universitario Provinciale di Agrigento. Al microfono di Irene Milisenda. Un importante convegno oggi al Consorzio Universitario di Agrigento per parlare del ruolo della Corte dei Conti sulla pubblica amministrazione. Sì, il ruolo dei controlli esaminato sia in termini di diritto italiano che anche di diritto brasiliano, perché abbiamo una professoressa dell'Università del Paraná del Brasile, proprio in quella logica di internazionalizzazione che stiamo lanciando del consorzio universitario. È un momento molto importante per il consorzio universitario perché, nonostante le difficoltà finanziarie che abbiamo trovato e che danno luogo a un contenzioso con l'Università di Palermo che speriamo di chiudere nel più breve tempo possibile, però continuiamo le nostre attività per un rilancio, per una ripresa delle iniziative e delle collaborazioni internazionali. L'iniziativa che abbiamo pensato con il collega e l'amico, il professore Gaetano Armao, è un'iniziativa di approfondimento giuridico, non soltanto sulla nuova disciplina del codice della giustizia contabile, ma un approfondimento che guarda al tema dei controlli interni della pubblica amministrazione, sui quali il legislatore negli ultimi anni ha puntato, al fine di recuperare efficienza e efficacia all'organizzazione e all'attività amministrativa e puntare all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico. Infatti, a far data dal decreto legislativo 150 del 2009, proprio la disciplina dei controlli affidati agli organismi indipendenti di valutazione, che oggi, dopo la legge anticorruzione e la disciplina degli adempimenti degli obblighi di trasparenza affidati alle pubbliche amministrazioni, evidenzia come i controllori interni della pubblica amministrazione, ossia gli OIV, si occupano di controllare la performance, i risultati dell'azione amministrativa. Oggi il diritto non si può fare e non si può studiare e non sviluppa senza una comparazione tra gli ordinamenti, e ho visto che abbiamo molte cose simili, non solo fatti simili, circostanze della pubblica amministrazione, del governo molto simili e anche giuridici. Allora è un piacere vedere che un paese come l'Italia, che ha una storia che è nell'Europa, una tradizione giuridica secolare, e che abbiamo cose così simili, perché in Brasile c'è solo 550 anni, e allora è un piacere poter svolgere questa riflessione sui sistemi comparati. Io oggi sono qua per portare la testimonianza delle esperienze del Comune di Agrigento e devo dire che noi stiamo lavorando utilizzando sia normativa nazionale ma soprattutto utilizzando i nostri regolamenti interni, il piano anticorruzione, il programma sulla trasparenza, nel senso di rendere possibile un controllo sociale della gente sui nostri atti, nel senso che i nostri controlli non sono finalizzati a se stessi e rimangono all'interno del Comune. I nostri controlli vengono regolarmente pubblicati, in modo che chiunque può capire qual è l'operato dei singoli dirigenti, degli errori, se ve ne sono fatti dai singoli dirigenti, in modo da poter esercitare questo controllo generalizzato sull'attività dell'ente, perché non lo riteniamo importante soltanto a livello interno, ma è importante anche che la gente sappia quello che stiamo facendo e il tipo di controllo che facciamo sull'attività, soprattutto da un punto di vista economico. Abbiamo una sezione del programma sulla trasparenza che indica come fisicamente spendiamo tutti i soldi del Comune di Agrigento.